Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa copertina per neonati che io ho deciso di chiamare copertina cristalli blu. Allora, a differenza delle solite copertine, io non cerco di utilizzare dei filati diversi, quindi non il classico 100% lana merinos. Mi piace poter utilizzare dei filati nuovi ma comunque adattissimi per bambini e questa volta ho deciso di optare per il filato della Mistrico Filati linea Espanico. Il colore che ho scelto io è lo 0 8, ed è questo blu chiaro. Sul sito incidentando con i filati c'è anche un blu scuro, quindi io ho utilizzato questo chiaro che è lo 08 ed è formato dal 45% lana merinos, 40% micofibra PC, 15% poliamide. Ogni gomitolo è da 100 grammi e misura 100 metri. Io ho lavorato con l'uncinetto il numero 6 e ho utilizzato 4 di questi gomitoli e la copertina mi è venuta larga 65 cm, lunga 85 cm. La lavorazione è semplicissima e viene fuori, come vedete, queste sorte di X. Per questo io ho deciso di chiamarlo dei cristalli, perché da lontano ricordano dei piccoli cristalli. E per ottenere questa lavorazione si vanno a lavorare 4 giri che vanno sempre ripetuti. Sono molto semplici e quello più complicato, se così vogliamo chiamarlo, è il 3, quello dove si usa per poter formare le X, mentre i primi 2 e il quarto sono semplici giri di maglie alte, quindi veramente molto semplice. È il terzo giro quello che può dare un po' più di difficoltà, ma in realtà è semplicissimo, perché ve lo spiego già un attimo, ma poi lo vedremo bene nel tutorial. Si vanno a fare delle lunghe, si va a tirare il filo andando 2 giri sotto, quindi si salta il secondo giro, si entra nel primo e si tira il filo facendo poi la maglia alta ad incrocio. Poi nel video tutorial ve lo spiego bene, ma volevo spiegarvelo già qui. Io ho utilizzato questi colori che vi lascio il link in descrizione del sito Uncentando con i filati per poi acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Come vi ho detto, io ho usato questo blu, ma c'è anche un blu notte, c'è un ottanio. Se volete fare una copertina per maschietti, se volete fare una copertina neutrale, c'è il tortora, c'è il grigio, ma se lo volete fare per la femminuccia, c'è anche un lilla, un viola che sono veramente perfetti. Mi piace l'aver usato questo filato perché comunque vedete la copertina è bella morbida, ma è anche bella calda e soprattutto non è molto forata, dato che appunto va tutto tutte maglie alte, quindi anche abbastanza chiusa, quindi è perfetta per essere una copertina invernale da mettere nella carrozzina se fate le mie misure, che vi ripeto sono 65-85, o la potete fare anche più larga e più lunga se la volete usare anche nel lettino. Detto ciò, mi raccomando, se decidete di utilizzare di realizzare questa copertina, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e sferruzzare. Altrimenti potete taggarmi sulla pagina Facebook Merceria Coleti o su Instagram Uncentando con i filati, se avete acquistato lo st mio stesso filato tramite la Merceria Coleti o sul sito Uncentando con i filati. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Ah, non vi ho detto una cosa: io non ho fatto alcun tipo di bordino, ma nel caso voi volete fare un bordino o comunque la volete fare più grande, vi dico già che dovete andare a prendere un gomitolo in più, perché io del quarto gomitolo ho utilizzato del tutto il filato, me ne è avanzato veramente pochissimo. Quindi, se dovete fare una un bordino o se dovete farla più grande, vi conviene acquistare un gomitolo in più, magari utilizzando in questo caso un colore più scuro in modo tale da poter fare il bordino che stacchi. E io vi consiglio o un bordino di maglie basse o un bordino di ventagli. Quindi noi ripetiamo, ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra copertina per neonati, io ho deciso di utilizzare il filato ispanico della Mistrico Filati. Il colore che ho scelto io è lo 08, che è un blu chiaro. Mi raccomando, state attente perché sul sito di Uncentando con i filati c'è anche un blu notte. Il mio colore è lo 08. Detto ciò, io lavorerò con l'uncinetto il numero 6 e qui ho montato 18 catenelle per farvi vedere il campione, ma in realtà nella mia copertina andrò a montare 64, 66 catenelle per avere una copertina larga almeno 65 cm. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 4 più 2 catenelle che servono per avere l'inizio uguale alla fine. Quindi mi raccomando, se dovete farla un po' più stretta o volete farla più larga, andate ad aumentare sempre un multiplo di 4, a cui poi aggiungo alla fine 2 catenelle. Detto ciò, possiamo iniziare. Vi faccio vedere come fare il primo giro, che è semplicissimo, perché nel primo giro andremo a fare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, salto la prima delle 18 maglie alte, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta.
Continuo così per tutto il primo giro, andando a fare una maglia alta in ogni catenella, in questa maniera. Quindi primo giro semplicissimo, vado a fare una maglia alta in ogni catenella. Ho terminato il primo giro e ho fatto quindi le 18 maglie alte. Secondo giro, di nuovo semplicissimo, perché andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale, nel caso del mio campione, di 18 maglie alte. Quindi continuo così per tutto il mio secondo giro. Terminato il secondo giro, vi farò vedere come fare il terzo. Allora, io ho terminato il secondo giro, adesso però ho cambiato colore. Il terzo giro ve lo farò vedere con questo colore viola, perché col blu l'avevo registrato ma mi sono accorta che non si vede benissimo, e siccome voglio che si veda bene ogni movimento, perché il terzo alla fine è l'unico giro un po' più complicato, mettiamola così, preferisco farvelo vedere con un altro colore un po' più chiaro, che è sempre l'ispanico. Quindi terminato il secondo giro tutte di maglie alte, scusate, sposto un po' la telecamera, ecco, possiamo andare a fare il terzo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2 3, vado nella catenella, nella maglia alta successiva, e realizzo una maglia alta. Adesso prendo il filo, salto la terza, salto la quarta maglia alta, vado in corrispondenza della quarta maglia alta però nel primo giro, quindi qui vedete, qui è la quarta maglia del secondo giro, questa è la quarta maglia del primo giro, entro tra la quarta e la quinta maglia alta con l'uncinetto, prendo il filo ed esco in questa maniera. E adesso posso andare a fare la mia maglia alta, quindi prendo il filo, esco da 2, prendo il filo, esco da 3, prendo il filo. Adesso torno al primo giro, quindi salto il secondo e torno al primo giro dove ho fatto la maglia alta lunga, quindi qui vado a contare le maglie alte del primo giro tornando indietro. Quindi io sono entrata dalla quarta e la quinta, conto la quarta, conto la terza, vado tra la terza e la seconda, entro con l'uncinetto, prendo il filo, tiro e di nuovo vado a fare una maglia alta. Vedete, ho realizzato così la mia X. Facciamolo ancora, scusate, mi tiro un po' di filo perché così non so litigarci una continuazione. Vado nella maglia alta successiva, che quindi sarebbe la sesta, e vado a fare una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. E adesso prendo il filo, salto la maglia alta, vado in quella successiva, non entro dentro ma scivolo giù. Vedete? 1 2, scivolo in quella sotto, entro tra quella e quella successiva, che sarebbe la mia 1 2 3 4 5 6 7 8, entro tra l'ottava e la nona maglia alta, prendo il filo, tiro ed esco e vado a fare la mia maglia alta. Prendo il filo dove ho fatto la maglia alta lunga, cioè l'ottava maglia alta, torno indietro nella settima, entro tra la settima e la sesta, sempre nel primo giro, tiro e vado di nuovo a fare la mia maglia alta. Ancora 2 maglie alte, una su ogni maglia alta successiva, quindi 1 e 2. Prendo il filo, salto la maglia successiva, vado in quell'altra ancora, scendo giù, entro tra la maglia alta e quella successiva e vado a fare una maglia alta in crocio. Ops. Ancora prendo il filo, torno indietro dove ho fatto la maglia alta, quindi qui conto 2 maglie alte indietro, 1 e 2, entro tra la seconda e la terza andando verso la destra e vado a fare una maglia alta in crocio. Ancora 2 maglie alte, 1 e 2, e di nuovo prendo il filo, salto una maglia alta, vado della maglia alta successiva, scendo giù nella prima maglia nel primo giro, vado tra quella maglia alta in corrispondenza e la successiva, prendo il filo, tiro e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo,
conto 2 maglie alte all'indietro partendo dalla maglia alta lunga, quindi una e due, prendo il filo, tiro ed esco e vado a fare un'altra maglia alta. Niente, il filo oggi proprio non mi vuole dare una mano, scusatemi. Ecco, vedete, ho creato così le mie X. Continuo questo per tutto il giro, quindi si vanno a fare 2 maglie alte normale e la maglia X, ricordandosi di entrare sempre nel primo giro, anche quando andremo a fare gli altri giri, gli altri motivi, perché questo è il terzo giro, poi ne faremo un quarto e poi si ricomincerà da capo. Voi dovete sempre contare che dovete fare 2 giri di maglie alte e il terzo, quando andate all'incrocio, dovete tornare al primo giro. Quindi si termina. Devo aver sbagliato qualcosa nel fare. Si termina poi il giro andando a fare le ultime 2 maglie alte, quindi una maglia alta nella penultima maglia alta, una maglia alta nella terza catenella. Quindi io ho terminato il mio terzo giro e adesso si ricomincia col quarto e io tornerò a lavorare con il blu. Era solo per farvi vedere in maniera un po' più nitida come fare l'incrocio. Mi giro con il lavoro e vado a fare il quarto e ultimo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una maglia alta in ogni maglia alta, quindi semplicissimo il quarto giro. L'unico giro complicato è il terzo, ma vi posso assicurare che andandolo a fare diventerà sempre più bello, cioè più facile da fare. E vedete, le X si vedono sia davanti che dietro. Quindi quarto giro andiamo a fare tutte maglie alte. In questa maniera. Allora, ho terminato il mio quarto giro, quindi questi sono i giri che andremo sempre a ripetere. Quindi adesso mi giro, arrivo a fare il primo giro. Vi ricordo che il primo e il secondo giro sono tutte maglie alte. Il terzo giro è quello dove abbiamo la X. Il quarto giro sono tutte maglie alte. Quindi veramente una lavorazione molto molto semplice. Solo il terzo giro è quello che dà un po' più di in più da difficile da fare magari, però vi ripeto, è semplicissimo. Dovete entrare in 2 giri sotto, quindi saltate il secondo giro quando andate a rifare, rifate il primo, rifate il secondo, nel terzo quando dovete scendere, voi dovete scendere ritornando al primo giro dei 4 in modo tale appunto da avere le X. Io alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto questo motivo fino ad arrivare, penso che arriverò almeno a fare un'ottantina di centimetri, ma vi farò sapere con sicurezza. Allora, alla fine sono arrivata a fare 85 centimetri e volevo farvi vedere bene un po' come vi dicevo la lavorazione. Vedete, questi sono alla fine la lavorazione che verrà fuori. Ci sono tutte queste belle X. Io non farò alcun tipo di bordino, lascerò la copertina così come è venuta perché mi piace così. Sapete, non sono amante tanto dei bordini, però voi potete fare il bordino che più preferite. Vi volevo solo far vedere bene come viene la lavorazione. Vedete? Si ripetono sempre 4 giri e vi ricordo che nel terzo, quando andate a fare le X, dovete scendere nel primo giro, quindi saltando il secondo, in modo tale da avere, vedete che ogni X alla fine è separata da 2 giri di maglie alte, che sarebbe il primo, l'ultimo dei 4 e il primo dove andiamo a fare perché questo tira. Quindi vedete, tra le 2 X voi avete 2 giri liberi, diciamo così, giri liberi. E poi comunque nel secondo giro in alto avete la X. Quindi questa è tutta la lavorazione e quindi la mia copertina è terminata.